Ciao a tutti, ben ritrovati. Inchiostri, inchiostri blu, stiamo parlando degli inchiostri blu. Questa volta ci concentriamo su Montblanc. Montblanc non ha bisogno di presentazioni, è un marchio che oserei dire anche un po' troppo sopravvalutato per quella che è la produzione delle penne, bellissime, veramente molto belle, però secondo me è un po' sovrapprezzato, ecco, non sopravvalutato, forse è il termine più corretto. Per quel che riguarda gli inchiostri, ci sono degli inchiostri di gamma, perché ha una linea sostanzialmente con i colori primari, la Montblanc, e poi delle edizioni speciali che in genere escono in abbinamento alle penne, delle penne che, come ho detto all'inizio, veramente molto belle, talvolta forse è possibile che siano anche votate ad un mercato di collezionismo o di persone più attente alla griff e al marchio piuttosto che alla qualità di scrittura. Sono giudizi personali, come sempre, valgono quel che valgono. Oggi vi presento il Royal Blue, il Midnight Blue che compareremo e il Leo Tolstoy che è un inchiostro per l'appunto, scusate, sì, il Leo Tolstoy in edizione speciale, un'edizione limitata proprio per la penna che rappresenta, alla quale era abbinata. Esiste anche il Miles Davis che però presenterò in un altro video. Allora, andiamo subito a dare uno sguardo al packaging, quello solito, classico, veramente bello, cioè un cofanetto, un piccolo scrigno che si sfila, la gomma piuma per mantenere stabile l'inchiostro, annegato in questo astuccio e poi, come abbiamo visto tutte le volte precedenti, quando ne ho parlato, un calamaio che è molto molto caratteristico, quindi una forte personalizzazione anche da questo punto di vista. Estraiamo anche l'altro. A me piace molto anche oltre al design del calamaio, quindi alle trasparenze che lascia vedere in controluce, perché comunque si creano dei giochi, dei riflessi di luce, grazie a questa ondulazione che c'è ai lati, che percorre tutto il perimetro del calamaio. Mi piace molto anche come è stato realizzato il tappo, perché è davvero molto elegante, rifinito bene, c'è il marchio che comunque è un bel vedere, perché ci ricorda insomma anche un brand prestigioso. Questo anello argentato che compare negli ultimi modelli, secondo me lo impreziosisce ancora di più. Questi due sono uguali, inchiostri di serie. Andiamo a vedere quello invece speciale, questo Leo Tolstoy. Anche qui, come per lo Shakespeare, il Miles Davis, abbiamo un calamaio invece quadrato nel suo involucro esterno, protetto da questo cartoncino con le istruzioni dentro, e poi il calamaio rotondo, che è quello che contraddistingue queste edizioni speciali. È un calamaio che ovviamente contiene un po' meno inchiostro rispetto a quello classico. Questo ne contiene 35 millilitri. Il prezzo non è poi così spropositato rispetto all'inchiostro base, cioè non c'è una differenza così marcata come potremmo trovare in altri produttori. Andiamo a compararli e a vedere un pochettino come si comportano. A me piacciono molto, dico la verità, mi trovo molto bene con gli inchiostri Montblanc. Comincio dal primo che è il Royal Blue. Allora, lo proviamo con la mia penna di riferimento, che è un pennino difficile, quello della Falcon Extra Fine. Andiamo a vedere come si comporta. Il bocchettone del calamaio è sufficientemente ampio, come vedete, per intingerci una penna senza il problema di doverla sciacquare perché magari urta le pareti. A me piace tantissimo questo inchiostro perché intanto mi piace la tinta Montblanc, tanto mi piace la tinta e poi trovo che sia secco il giusto, cioè non è un inchiostro anacquato, non è neanche molto lubrificato come inchiostro, però mi piace tantissimo, mi piace la scorrevolezza che ha, mi piace la tinta, è un inchiostro, se vogliamo giocare di fino, è un inchiostro molto sottile, guardate cosa si riesce a vedere, lo vedrete poi nel dettaglio degli ingrandimenti. La saturazione cromatica a me piace molto, quindi questo mi piace sotto svariati aspetti, ecco, non solo per la tinta, ma anche per come si comporta meccanicamente. Gli inchiostri Montblanc li conosciamo, quindi non è una sorpresa. Lo provo su un altro tipo di carta, giusto per capire come si comporta da quest'altra parte.
su una carta più ruvida, vi ricordo una carta pigna quadrettata, quindi il quadretto mi serve anche quando provo gli inchiostri per valutare quanto l'inchiostro stacchi sul piano scrittura, perché a volte ci sono degli inchiostri così leggeri che questo pigna ha una quadrettatura leggera, ma su quaderni con righe più marcate certi inchiostri si fatica a vederli, si crea più confusione. Quindi è un ulteriore parametro di valutazione. Royal Blue, guardate cosa mi consente di fare una carta più ruvida, ma guardate come si comporta l'inchiostro. Veramente questo è promosso a pieni voti, come si dice, bello. Io scrivo sempre così, me lo ricordo. Questo è veramente un bel inchiostro. Si trova bene un pennino come questo su due carte così diverse, una più difficile dell'altra, vuol dire che ha assolto la sua missione. Non c'è Insomma, non c'è dubbio che si tratti di un ottimo inchiostro, perché, come vi ripeto, il fatto di poter affrontare anche delle carte più ruvide, che mettono in crisi i pennini, quelli fini, c'è bisogno quindi di un inchiostro che sappia fare il suo mestiere. Vogliamo fare una controprova? La facciamo subito con... Sì, dai, la facciamo con questo qua. Allora, prendiamo un altro, sempre, beh, un altro Pilot. Proviamolo con un altro pennino, perché sennò mi potreste accusare di giocare in casa Pilot a favore del produttore. Allora, questa volta lo proviamo con un pennino della Waterman 52, un pennino retrattile di tipo vintage. Beh, avevate dubbi? Ovviamente non è un extra fine. Su questo tipo di carta non mi piace molto come scrive. Infatti vorrei andarlo a provare subito su Rodia, perché sono sicuro che fa molto meglio. E infatti guardate che meraviglia. Guardate come l'inchiostro si fissa alla carta. Straordinario. Ecco, questo è un'altra piacevolezza che nella scrittura ha il suo peso. Cioè, come l'inchiostro. Allora, su Rodia, che è una carta così pregiata, è ancora più facile, pregiata nel senso che ha una finitura davvero encomiabile, è molto più facile riscontrare questo. E poi vi ricordo ancora una volta che sembra la scoperta dell'acqua calda, però è proprio così. Un binomio inchiostro-pennino che funzioni, cioè funziona tanto il pennino quanto l'inchiostro in abbinata, funziona quasi su tutte le carte e anche con rendimento costante. Tanto più invece la catena comincia a scricchiolare, tanto più abbiamo dei limiti che si evidenziano variando le altre due, scusate il bisticcio, variabili, cioè pennino-inchiostro. Questo per dire che se un progetto nasce bene, effettivamente è difficile poi fare meglio. Proviamo il Midnight. Lo proviamo con una bella Delta Dolce Vita, una penna piccolina. A me piacciono queste perché sono super maneggevoli. Poi questa, non dimentichiamoci che ha comunque un pennino in oro a 18 carati, quindi vediamo come se la cava. Guardate che differenza c'è tra i due, eh? Ink Montblanc. Montblanc Midnight. Bello anche questo. Mi chiedete qual è il più bello? Per me il più bello è il Royal Blue, però anche questo blu così deciso, così secco, proprio un blu notte, si chiama Midnight, mezzanotte, e ricorda proprio quel blu scuro della sera, quando ormai tutte le luci sono spente. Delta Dolce Vita. Veramente, come scrive sulla carta, sono veramente belli. Dolce Vita F, che sta per fine. Questo non è un pennino flessibile, come vedete. Andiamo a provare con un'altra penna, una John Sterling, copia di Ashley, copia di O Master Rinascimento, con un pennino, eccolo qua, con un pennino di tipo flessibile.
Magnifico. Mont Blanc. Guardate, anche premendo non c'è una sbavatura. Bellissimo. Voglio provarlo su una carta più ruvida. Perché? Perché vi faccio vedere come aumentando la ruvidità, quindi il grip che la carta offre al pennino, aumenti di conseguenza anche il tratto, cioè tutti i valori vengono massimizzati. Dato che non è un pennino fine, non ha particolari problemi, quindi uso anche dei caratteri molto grandi. Guardate che meraviglia, Mont Blanc, lo scriviamo in stile quasi copperplate stavolta. Midnight blu, molto bello. La costanza di rendimento di un inchiostro è indice, ve l'ho detto tante volte, della sua qualità. Adesso sono curioso di vedere se questa serie speciale, questo Leo Tolstoi, vale i soldi che costa. Non costa molto di più, però insomma qualcosina in più sì, poi è un'edizione speciale addirittura limitata, quindi stiamo parlando di un prodotto che deve presentarsi per i massimi livelli. Eccolo qua. Anche qui il bocchettone del calamaio è sufficientemente ampio per farci passare una penna senza timore di doverla sporcare le pareti. Allora, qui abbiamo. Eh sì. Dicono eh sì perché questo inchiostro ha una sua tinta particolare, c'è niente da fare. Quando poi lo vedete anche asciugato, è facile riscontrare che si tratti proprio del Leo Tolstoi. È molto bello, è un blu vivo, è un blu. Non è così scuro, è un blu che ricorda altri inchiostri, in vero, però poi è unico, cioè ne ricorda altri, però una volta che si asciuga è proprio lui, non c'è dubbio di confonderlo. E la differenza rispetto ai precedenti che abbiamo provato sta anche nel fatto che è un po' più protettivo del pennino, cioè è un pochettino più lubrificante, un pochettino più. Guardate che bella tinta. Ink Mont Blanc. Bellissimo. È un blu azzurro che strizza l'occhio, appunto, è un colore un po' più chiaro. Comincia a fare rispetto agli altri, vedete. Un effetto shading più marcato, quindi posso sia nella variazione del tratto che ogni volta che arrivo a fine corsa e si accumula, lo vedete, questa prova che faccio serve sempre per vedere anche rallentando la corsa, vedete come sia più scuro qui, ecco, significa che è meno omogeneo come diluizione del pigmento, ma essendo un po' più viscoso, più oleoso, i punti di accumulazione dell'inchiostro risultano più scuri, così come vedete questa, la E, la gambina della K, ed è una, ora qui sto finendo l'inchiostro, ed è una caratteristica che non mi dispiace affatto, perché è proprio bello, cioè dà maggior spessore al tratto, dà più rilievo, quindi anche per questo inchiostro direi ok, approvato senza dubbi. Una OMAS 555F, sapete che ci sono diverse versioni, la 555, 556 e 557 individuano delle penne con volumi diverse. La serie 555 è quella più piccolina ed è quella che a me piace di più, anche perché il pennino di questa in particolare, permettete che prenda l'altra carta, è un pennino extra lucens, quindi insomma una delle produzioni massime della prestigiosa OMAS. Lo vado a provare qua per mostrarvi come con l'inchiostro siamo inquadrati, sì, ok.
fine, premo di più, mi viene fuori un bel tratto più pieno e corposo. Mont Blanc, questa è una Omas 555F. Si può scrivere, lo scriviamo. È bellissima. Guardate che variazione di tratto, ma perché ve lo sto mostrando? Perché vi mostro questa cosa qua? Perché non tutti gli inchiostri permettono di giocare in questa maniera. Lo starò finendo la mia intenzione. Non tutti gli inchiostri, guardate il tratto sottilissimo. Ma posso via via andare a renderlo. Questo è un pennino extra Lucens. Perfetto, vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo di continuare a seguire il canale Stilographic Art. Un saluto a tutti quanti. Ciao ciao!